Fede, guarda che vado un attimo via dal server, ok? Va benissimo, ok. Sì, ci sentiamo dopo, va bene. Ciao, ciao. Ciao. Ok, ragazzi, è andata? Ok, sì, era andata, era andata. Allora, praticamente io adesso sto usando una sorta di comando che praticamente mi dice che sono uscito dal server, vedete? E io adesso praticamente lei non mi può vedere perché non ha il comando. E adesso sto vedendo che si stava comportando in maniera strana. Guardate, io vi spiego, da qualche giorno Fede si sta comportando in modo strano, proprio come faceva Gabri un po' di tempo fa. E io ho paura che lei adesso sia in una sorta di combutta con Gabri. Mi stavo dimenticando la cam, avete visto, no? Sono un pochino stupido. Ma tranquilli che adesso è sistemata. Allora, cosa sta facendo? Ecco, sta entrando nella casa di Gabri. Questa cosa non va bene. Cosa? Perché sta mettendo? Sta mettendo delle Android, sembrano, vero? Sono delle Android, giusto? Per quanto mi sembra. Tranquilli che lei non ci può vedere, non è invisibile. Quindi non si vedono le particelle. Cioè, proprio secondo lei, noi siamo proprio fuori dal server perché non ci vede neanche in tab. Io posso vedere perché ho la possibilità, ma lei no. E praticamente. Cosa sta facendo? Cioè, io sto appunto vedendo che da qualche giorno si sta comportando in modo sempre più strano. E. Da qualche giorno stava anche parlando con quel pazzo di Gabri, avete presente? Quel Gabri che praticamente aveva anche aveva fatto una sorta di portale dimensionale per entrare in un altro mondo su Minecraft. Veramente una roba pazzesca. Era proprio lui lo stesso e quindi adesso sta parlando con un pollo. Si è trasformato in un pollo. Ragazzi, ma è normale? Cioè, secondo voi, cioè, scusate, secondo voi questa cosa è normale? Perché poi che problemi ha questo pollo? Ci stava tipo così in alto col collo. È un po' strano. No, no, guarda, ragazzi, guardate! Oh santo cielo! Oh santo cielo! Ma cosa sta facendo? No, allora, ok. Cerchiamo di restare calmi e di non prendere troppo in giro, perché dobbiamo anche essere seri. Perché, ragazzi, vi spiego. Praticamente, lei non è molto. Ecco, ho sbagliato musica. Ok, questa va bene. Lei praticamente potrebbe anche essere pe un pericolo per questo mondo. Tipo, dove è andata adesso? Ecco, adesso sta mettendo tante Android in giro. Perché lo sta facendo? Le Android riconducono al Land nella mia testa. Cioè, almeno, ovviamente, arrivano dal Land, no? Quindi, non è che per caso lei adesso sta facendo qualche piano per Land. Magari con l'Ender Dragon. O magari con qualche entità strana del Land. Non lo so. Si è trasformato in Ender Dragon. Se vedete, vedete, vedete che c'entra con Land tutto quanto. Ma poi sta. E certo, non può volare perché non ha i comandi. E certo, ma io. Ma poi scusa, com allora come fa a trasformarsi? Allora, c'è una questione che. Allora, questa cosa sta diventando sempre più inquietante. Sempre più anche misteriosa. Perché sapete che Gabri sta facendo tutte queste cose, ma lui lo faceva da un sacco di tempo. Invece, Fede, da Fede non me l'aspettavo. Cioè, proprio. È proprio una cosa veramente strana, ragazzi. Che non mi aspetto minimamente da Fede. Adesso cosa sta facendo? Sta volando da Ender Dragon. Però io direi di iniziare a farle qualche. Di iniziare a darle qualche segno, tipo, se io adesso le faccio succedere qualcosa dietro di lei, c'erano delle particelle di acqua, non per dire. Ecco, tipo ho rotto un blocco. Ora lei non so se se ne accorge, però dovrebbe accorgersene in teoria, no? Non se ne è accorta, perfetto. Allora, ripiazziamo, guarda. Ho rotto il blocco davanti a lei, ecco, adesso sicuramente se ne è accorta. Non mi sembra stia facendo molto, ragazzi, cioè secondo me è un po' stupidina. Ma cosa sta facendo? Scusa, ma cosa sta facendo? Avete visto? Voleva piazzare un Ender. Ma perché sta scrivendo? Ma sa che siamo dentro? No, non mi dire. Un attimo che la sposto qua, ragazzi, perché devo capire bene. Vabbè, a parte le schifezze che ho io nell'inventario, non fateci caso. Fede, ciao, mi senti? Ciao, sì, ti sento, tutto Come bene? procede? Bene, sì, no, benissimo. Ma scusa, ma è entrato qualcuno nel server, per caso? No, non so di cosa tu stia parlando, come mai? No, perché, no, non lo so, si è rotto un blocco mentre stavo andando in giro. Ah, quindi ti sei rotto un blocco mentre andavi in giro. Mi dispiace, non lo Sì, so, ma non lo so, però non ho visto nessuno entrare, quindi sarà una sorta di non lo bug, so. no? Ah, Sicuramente. probabile, sì. Boh, non lo so. Vabbè, allora ci sentiamo Vabbè. dopo. Fammi sapere se succede qualcosa di strano, mi raccomando. Ah, beh, no, sì, sicuro, Ok, sicuro. ciao ciao. Ciao, ciao. Ok, perfetto. L'ho rispostata. Ragazzi, ma avete sentito cosa ha detto? Cioè, lei praticamente non si aspetta. Infatti, è proprio come immaginavo io. Lei non sa che io sono qua dentro il server. Infatti, si sta comportando continuamente in modo strano. Perché io prima, vi dico la verità, ero andato in spectator. Prima
prima, quando ero da solo con lei praticamente, no? E lei stava iniziando a fare così, tipo, no? Come sta facendo adesso. E poi metteva tipo delle Android in giro. E ho detto, ma non è che poco a poco si sta comportando in questo modo per fare qualcosa? Non lo so, magari avrà qualcosa in mente per dire, no? Potrebbe essere. Ma adesso si sta comportando in modo completamente strano, cioè non è normale, cioè vedete, si sta mettendo un sacco di Android in giro. E poi comunque, a parte questo brufolo che ho sulla testa, scusate, non so come mai mi è venuto, di solito non mi vengono mai comunque, giusto per dirvi che non lo so, mi vergogno di questa mia cosa, mi dispiace molto anche. Comunque, cosa sta facendo? No, ho sbagliato di nuovo musica, porca miseria me. Ok, no, ho sbagliato musica, ragazzi. No, ancora? Ma non è possibile. No, cosa... tranquilli, ce la posso fare. No, però non è possibile. Ok, questa è una musica molto paurosa. E ci sta, secondo me, perché non so che cosa abbia in mente. Ma secondo me adesso farà qualcosa di pauroso. Tipo, non lo so, fare... Ma ecco, tipo, è entrata nella casa dei miei amici, no? Di Angelo e Chiara. Non so se li conoscete. Tranquilli, non ci vede, spero. Sta fissando un punto qua davanti. Io non vorrei dire ora, però mi sembra che si stia comportando ancora più in modo inquietante, però questa volta, altro che in modo strano. Ok, prima di tutto non so come abbia fatto a spawnare un ragno. Cioè, ragazzi, perché... Ok, non so cosa stia succedendo, fermi tutti. Ma è lei che spawna le cose oppure... Perché mi ha scritto in chat... Ma scusate, ma io non le ho dato i comandi, perché può usare i miei comandi? Questo è stato Gabri che le ha dato i comandi. Può essere che sia stato Gabri, ragazzi, perché se ci pensate ha senso, ha completamente senso, perché lui, quello schifoso, se ha qualcosa in mente ha sicuramente anche bisogno degli amici, degli scagnozzi, io non lo so, di qualcosa, no, io non vorrei dire, ma comunque lui mi pare che avesse un progetto con il Dio Lama o quello che caspita era, io non mi ricordo esattamente che progetto avesse in mente e di che cosa lui stesse parlando, soprattutto quando, vi ricordate quel video quando praticamente ci siamo spostati in un'altra dimensione? Ecco, lui si è trasformato in un lama. Direi che questo è il segno definitivo che c'entra assolutamente con tutto il discorso che abbiamo fatto noi finora, ovvero del lama, ovvero che Fede sta aiutando Gabri, ovvero Dio Lama, eh? Cioè, avete fatto il collegamento? Perché infatti, se io vi porto qua, ragazzi, vedete, tempio per il lama, questo l'aveva costruito Gabri, ma senza un motivo, senza un reale motivo. E questa cosa è molto inquietante, anzi, io vorrei anche vedere quello che ha scritto, ma non ha scritto niente. Cioè, le pagine sono completamente bianche, come il sale la mattina. E poi non so cosa sto dicendo. Poi qua, come il tappeto di lana. Dove è finito? Dove è finita? Ok, mi devo tippare da lei, per forza, per forza. Però scusatemi, ma perché lei allora non ha visto che io... Cioè, se lei ha i comandi, perché non ha visto che io sono andato in Vanish? Cioè, forse non lo può vedere comunque, perché forse solo i moderatori possono. Può darsi. Ecco, si è trasformato in Endermite, quindi di nuovo c'entra... Scusate un attimo, ma adesso sto collegando due cose. Non è che il progetto di Gabri pazzesco sta c'entrando, cioè c'entra con l'End. Quindi il Dio Lama ovviamente c'entra con l'End, perché se lei sta mettendo tutte le cose inerenti all'End, ragazzi, cioè pensateci, lei sta mettendo tutte cose inerenti all'End, quindi Android, quindi Endermite, quindi l'Ender Dragon si era trasformato, ma anche Gabri, mi ricordo. E poi si è trasformato nel lama, che ci ha fatto capire che lei sta lavorando per Gabri, per il Dio Lama. Quindi questo vuol dire, ragazzi, che potrebbe darsi che tutto questo c'entri anche con l'End. E quindi la nostra prossima meta da esplorare sarà proprio l'End. Ma che cosa ci troveremo là dentro? È proprio una cosa che è sempre più inquietante, ragazzi. Cioè, io non so cosa pensare spesso di questi miei amici. Cioè, secondo me stanno fuori di testa un pochino, Sono proprio pazzurdi. Proprio fuori di testuzza. Fanno così proprio. Veramente, ragazzi, non ho parole. E comunque, adesso lei continua ad essere un Endermite. Ma se io la trasformassi in qualcosa di inerente al lama e le dicessi una cosa che c'entra con il lama, non lo so, tipo che... il Dio Lama ha detto che succederà qualcosa di strano entro stasera, quindi slash di... Però non so se posso farlo, perché in teoria... Forse... Allora, vediamo un attimo. Player... Fate... No, non si fa così, non si fa così. Tipo... Lama... Lama, com'è che faccio, ragazzi? Ok, Lama...
lama split. Lo sputo di lama, va bene lo sputo di lama. E poi dopo faccio fate. No, no, però no, scherzavo, non posso farlo perché questo disguise è un po' rotto, secondo me. Vabbè, non importa. Non importa. Però posso comunque dirle quella cosa. Quindi adesso la sposto un attimino, sperando che non stia succedendo niente in casa sua, perché ho sempre paura. Fede, ciao. Sì, dimmi. Allora, ti devo dare delle notizie inerenti al mondo vanilla. Sì, dimmi. Mi è arrivata un'email dal Dio Lama. Cioè, allora, so che ti sembrerà assurdo, no? Perché sì, però praticamente è successa una cosa un po' terribile. Praticamente ecco. Gabri mi ha detto che sta parlando col Dio Lama. È possibile, no? Perché chiaramente... E poi mi è arrivata un'email che mi diceva che entro stasera sarebbe successo qualcosa di strano con il lama. Io non lo so, però cosa intende? Non lo so. Lui ha tutto un progetto strano. Tu ne sai qualcosa, Fede, di questo progetto? No, no, non so niente io, no. Perché? Perché... devi sapere che un po' mi insospettisce che Gabri si comporti in questo modo. No? Cioè, tu sai, tu... Poi tu non, sicuramente non saprai mai quello che sta succedendo. Scusa, poi... sveglia, no, su, no, perché... Non so niente io. No, scusa. No, perché... No, perché sono confusa. Non... certo. Non so, ho detto onestamente. È normale. Mi sembra normale. Ma perché tu non hai mai visto come si... Vabbè, ok, quindi ti sembra normale. Sì, ho capito. Sì, non è... Vabbè, fa un pochettino lo strano ogni tanto, però Gabro è così, no? Certo, beh, hai ragione, in effetti. Un po' strano. Va bene, allora ti sposto. Ciao, ciao. Ok, ciao. Ragazzi, questa musica non va bene per questa situazione. Devo mettere... questa qua? Vabbè, diciamo che va bene questa. Allora, ragazzi, avete sentito cosa ha detto Fede? Cioè, praticamente sta difendendo Gabri. Quello schifoso che alla fine ha fatto tutto un suo progetto in mente, una roba pazzesca. Si è trasformato in uno sputo. In uno sputo di lama, ma che schifo prima di tutto. E poi comunque, dicevo, Gabri si stava comportando in modo strano. Cioè, voi avete visto il video, vero? Lo avete visto per forza. Cioè, non è possibile altrimenti. Cioè, se non avete visto il video andatelo a vedere, chiaramente. Ma in quel video praticamente Gabri si era trasformato in Ender Dragon. Avevamo trovato una sua casa che è da quella parte. Una sua casa segreta dove fa cose segrete. Dove... non lo so cosa fa. Ha anche un ripostiglio segreto, appunto. E poi dopo aveva fatto anche una dimensione alternativa con i portali... dell'end, una cosa tutta quanta stranissima. E quindi Gabri, che poi tutto quanto nel video fra l'altro, ragazzi, quindi si possono vedere tutte le cose che sto dicendo. Cioè, nel senso, non è che me le sto inventando, non è che sono fuori di testa, chiaramente. Però, ecco, tipo adesso cosa sta facendo? Poi, scusami, vedete, c'entra. Allora, ok, è fuori di testa, ragazzi. Cioè, è chiaramente fuori di testa. Però il lama sta andando contro qua. Questo vuol dire che c'entra con l'end. È chiaro, ragazzi, no? Cioè, non potete dirmi adesso che... Cioè, è chiaro. E c'entra con l'end per forza. Perché qua c'è una... Non lo so, è sempre più strano. Vedete, è come se lei stesse venerando l'Ender Dragon, credo. Oppure magari vuole che nasca un Ender Dragon qua dentro, dall'uovo. Magari sta covando l'uovo. Tipo così, come farebbe un vero Ender Dragon. Non lo so. È molto strano, però è anche molto inquietante, ragazzi. Molto inquietante. Vedete, sta anche prendendo danno. Perché lei dice: mi devo offrire il mio sangue supremo per questo scopo, ovvero trovare l'Ender Dragon e distruggerlo magari. Oppure trovare un qualcosa e fare oppure far nascere il figlio dell'Ender Dragon e poi distruggere questo mondo. Non lo so che cosa si inventa lei. Però, dove è sparita? Fede? Dove è sparita? È in commento. No, ok, mi devo tippare di nuovo perché... Mannaggia. Ok, eccola qua. È in casa di Gabri, ragazzi, lo sapevo! Lo sapevo! Ero 100% sicuro, cioè nel senso... Adesso devo mettere una musica ancora più misteriosa, tipo... Tipo questa? Ancora ho sbagliato, ma porca miseria, come faccio a sbagliarmi sempre con le musichette? No, questa non va bene. No, nemmeno questa. No, nemmeno questa. Dai, però, non è possibile! No! No, non va bene nemmeno questa. Ma dov'è? Jan. Ah, questo qua va bene, ok, perfetto. Scusate, ma questa parte c'era? Ok, non so. Oh, hanno fatto un collegamento fra casa loro. Avete capito? Cioè, questa praticamente, ragazzi, non so se lo sapevate, ma questa è casa di Fede.
È casa di Fede questa qua. E questa invece è la casa di Gabri, se vedete. Vedete, questa è un'altra prova che mi conferma di nuovo che loro due stanno in combutta insieme, che stanno progettando un qualcosa magari per distruggere il server, magari per trovare qualcosa di strano, e non dobbiamo permetterglielo. Ragazzi, scriveteci nei commenti che cosa secondo voi dobbiamo fare, che cosa loro hanno in mente, perché è molto importante questa cosa, siccome non so che cosa abbiano in mente. Ecco, questa è un'altra cosa di Gabri, che in teoria lei non dovrebbe poterci entrare, ma se loro due sono amici, amici per la pelle, ecco tutti lama. No, vabbè. Cioè, questa è la prova definitiva. C'hanno 30.000 lama con i tappeti. Vedete cosa vuol dire? Vedete? Cioè, praticamente, qua, eccoci, si è trasformata in lama. È chiaro, ragazzi, cioè, è chiaro. C'entrano i lama. Cioè, c'entrano per forza i lama. Poi, comunque, sono molto belli perché hanno un sacco di tappeti addosso. Molto belli. Direi che mi piacciono molto, assolutamente sì. Però, allora, ci sono questi misteri da risolvere qua in questo mondo vanilla. Non so cosa dire, ragazzi, veramente, sono completamente stupito da tutta questa storia. Comunque devo dire che è un bellissimo mondo, oltre ai segreti che loro stanno facendo. Ma vabbè, è un mondo molto bello, devo dire. Cioè, poi guardate qua sotto, molto bello. Cosa c'è in questa cesta? Un sacco di cobblestone, di stone, eccetera. Molto interessante, molto bello il mondo. Ma ragazzi, dobbiamo andare a fondo a questa storia, perché c'è Gabri che ancora non mi ha detto niente, non mi ha detto che cosa lui abbia in mente, cosa voglia fare con questo caspito di Diolama e che cosa lui abbia in mente. Però sicuramente troveremo come dire, una risposta magari nei prossimi video, chi lo sa. Quindi ovviamente iscrivetevi al canale, lasciate like se vi va, ovviamente, e commentateci per farci sapere che cosa volete, cioè che cosa abbia in mente Fede, che cosa abbia in mente Gabri, perché stiano facendo queste cose, che veramente non ne ho assolutamente idea. E quindi niente, noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi, ciao!